Il caso Vaccinopoli è ancora sotto i riflettori nazionali ed emergono nuovi nomi, tra cui quello del capo del Genio Civile. Intanto resta sempre incoraggiante la curva dei contagi da Covid. 23 decreti di fermo effettuati dal ROS Carabinieri di Palermo. Il nome di Paolo Borometti nella bocca di uno degli arrestati, Simone Castello, il giornalista antimafia, parla a Canale 74. Al via i lavori per il nuovo ascensore inclinato che collegherà Ibla al centro storico superiore di Ragusa, un importante strumento per potenziare anche la metropolitana di superficie. L'Avi Mec Volley Modica pronta ad affrontare fuori casa la Normanna. Per i modicani è tempo di riscatto dopo una serie di sconfitte concluse con la buona prova contro Galatina. Salve a tutti e bentrovati con l'informazione di TG74, l'avete appena sentito dai titoli. In apertura torniamo a parlare del caso Vaccinopoli, ormai terminato sotto i riflettori, lo sappiamo, anche nazionali. Tra i nomi già emersi anche quello del capo del Genio Civile di Ragusa e i suoi familiari. Alle telecamere di La 7 i vaccinati in saltalista hanno però dichiarato di non sentirsi in colpa, ma i dettagli nel servizio. L'ASP ha inviato una lettera all'assessorato alla salute attraverso la quale si chiede l'autorizzazione per la seconda dose di vaccino a chi ha ricevuto la prima pur non avendone diritto. Dall'azienda sanitaria provinciale spiegano che una sola dose ha sicuramente un'efficacia minore, quindi le direttive scientifiche suggeriscono di iniettare le successive due dosi, altrimenti il rischio è quello di aver buttato nel vento un vaccino. L'altro motivo che ha spinto l'ASP a richiedere l'autorizzazione è di carattere legale, perché sono già diverse le persone, come ricordiamo, ad aver fatto uso del primo ciclo di vaccinazione e che si sono rivolte agli avvocati per rivendicare il richiamo. A Ragusa si continua a vaccinare, ma non come si dovrebbe, si fa quel che si può, perché di vaccini non ne arrivano o ne sono arrivati pochissimi. Intanto la trasmissione Piazza Pulita sulla 7 è tornata ieri sera ad occuparsi della vicenda con una seconda puntata. Quello che ha dato maggiore scalpore in questa puntata è che la regione Sicilia, che ha sempre tanto contestato i furbetti del vaccino e tra loro anche i medici in pensione, ha deciso invece da qualche giorno che anche i medici in pensione possono vaccinarsi. Una scelta data probabilmente dal numero eccessivo di medici pensionati e quindi hanno preferito rendere legale questa possibilità. Insomma, non saranno più considerati furbetti. Ad essere intervistato anche il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, medico pensionato da circa un anno e mezzo. Lui è stato chiamato dall'ASP ed è stato vaccinato l'8 gennaio, ma la richiesta formale di vaccinazione sarebbe stata poi presentata una decina di giorni più tardi, forse perché dopo il polverone emerso, soprattutto a Scicli, l'ASP ha deciso di fare un po' di ordine. Tra i vaccinati è anche un funzionario della regione e capo del Genio Civile di Ragusa. Alla domanda "non le è venuto lo scrupolo di togliere dosi a chi veramente ne aveva bisogno?", lui ha risposto "assolutamente no, bisogna distinguere tra etica e morale e moralmente io non mi sento in colpa". Presente nella nota trasmissione anche il presidente della regione Nello Musumeci, che ha commentato l'inchiesta di Piazza Pulita e ha confermato di non voler concedere la seconda dose. E ora parliamo di cronaca, di mafia e anche di giornalismo, partendo dai 23 decreti di fermo notificati nei giorni scorsi dai ROS dei Carabinieri ad altrettanti indagati, tutti di stampo mafioso. Parliamo di giornalismo anche, di quello scomodo per chi ci tiene sempre ad avere un basso profilo, per gli uomini cosiddetti di onore che intendono insabbiare le notizie su se stessi e vivono anche di omertà. Il nome di Paolo Borometti nella bocca di uno di questi. E noi siamo collegati proprio con lui, con il collega, con il giornalista Paolo Borometti, che intanto ringraziamo di essere tornato qui, seppur virtualmente, in questi studi di Canale 74 che so che conosci benissimo. Paolo, grazie ancora di essere qui con noi. Grazie, grazie Luca, grazie a te, grazie a tutti coloro i quali lavorano a Canale 74. Io ho lasciato il cuore lì, visto che sotto la tua direzione ho diciamo mosso dei passi, quindi ne sono orgogliosissimo, grazie. E mi ricordo anche le prime minacce che proprio ti muovevi in questi corridoi, arrivarono allora, anche appunto quando eri a Canale 74. Ma Paolo, tu hai ricevuto tantissime minacce, aggressioni fisiche, ma quest'ultimo episodio è a tratti molto inquietante e preoccupante, perché c'è qualcuno all'interno
di Cosa Nostra, che sa benissimo vita, morte e miracoli, cioè la tua vita privata, quella che forse non racconti a nessuno, la conosce. Cioè sa anche, adesso lo sappiamo tutti, sa anche di questo probabile film che si sarebbe dovuto girare, no? Riguardo il tuo libro. Ma come te lo spieghi? Quanto ti preoccupa? Innanzitutto parliamo questa cosa. Ma guarda, torno alla tua frase, vita, morte e miracoli. Miracoli certamente no, morte spero di no, o meglio non diciamo particolarmente ravvicinata. Certo, sulla vita si è saputo troppo. Partiamo dall'uomo. Vorrei ricordare che Simone Castello non è il Quisque del Popolo, non è l'uomo chiunque, è il braccio destro di Bernardo Provenzano, l'uomo più vicino a Bernardo Provenzano e oggi fra i più vicini ai vertici di Cosa Nostra, tanto da essere stato più lui a aiutare nella riorganizzazione della stida legata a Cosa Nostra proprio nell'Agrigentino. Ecco, quelle sue parole, oggi Borrometi è scortato, però noi teniamo a mente, ecco, rappresentano secondo me la più inquietante delle minacce che io abbia ricevuto. Lo ribadisco, per chi la pronuncia e perché si dice chiaramente, oggi è sotto scorta, però noi teniamo a mente. Non c'è bisogno che spieghi cosa voglia dire questa affermazione. Paolo, ma quante persone sapevano di questo film? Cioè, veramente poche. Io ho letto alcuni post tuoi anche sui social. Cioè, come può essere che arrivi all'orecchio di una mente pensante di Cosa Nostra? È una delle domande più inquietanti che vengono fuori da questa vicenda. Di questo progetto non sapeva nessuno, solo e unicamente coloro i quali me l'avevano proposto, cioè l'amministratore delegato di Solferino Corriere della Sera, cioè l'amministratore delegato della società che doveva realizzarlo, cioè io. E fra altre cose io non ero particolarmente d'accordo con questo progetto per svariate ragioni, innanzitutto quella che appunto io faccio il giornalista, ho fatto il giornalista in questi anni e continuo a fare il giornalista, e quindi un film rappresentava un qualcosa che andava oltre ciò, come dire, il mio campo d'azione. E non lo sapevano neanche i miei genitori, non lo sapevano i miei più cari amici, non lo sapeva nessuno. Lui lo sapeva addirittura con dovizia di particolari. Guarda, ti aggiungo una cosa che non ho detto in questi giorni. Uno dei tre soggetti attorno al quale si muoveva lo sceneggiato che mi era stato proposto era proprio Simone Castello. Non so come facesse a saperlo. Ovviamente non voleva tenere un profilo basso di se stesso. Forse per questo non voleva che si girasse questo film, no? Lui è, diciamo, uno dei discepoli di Provenzano che mantiene questi profili così, non si vogliono... Come scrivono i magistrati della Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, lui ha tentato sempre di seguire le orme del suo dominus, appunto, di Bernardo Provenzano, e tanto da andare a Marzamemi a investire i suoi capitali, solo che io ho iniziato a scriverne con nomi, cognomi, società, e lui aveva perso quell'invisibilità che aveva costruito in tutti questi anni. Ecco perché il però noi teniamo a mente, perché per lui non è un'azione eclatante quella di fare fuori Paolo Borrometi, ma lo è quando Paolo Borrometi non avrà più la scorta. Torno a dire, come faceva a saperlo? E infatti questo lo dice lunga anche sui giornalisti sotto scorta. Non è un privilegio, come dicono in molti, ma sicuramente non lo è neanche per te, lo dimostrano i fatti, è più che altro una necessità. Come la commenti? Ah, guarda, io dico soltanto che io ho tentato di fare semplicemente il mio lavoro, spesso proprio all'interno del giornalismo, magari anche quello ragusano, magari anche quello modicano, magari anche quello molto vicino a te, e vi è
la sensazione che la visita sotto scorta possa essere un privilegio. Io, chi vuole fare cambio, lo farei immediatamente, e se c'è qualcuno che si vuole prendere anche le minacce di Simone Castello, ditemi dove devo firmare, io lo faccio subito. Beh, cosa dire? Comunque ieri c'è stata anche la tua audizione, no? In Commissione Nazionale Antimafia. Cosa hai detto? Ma io sono stato convocato d'urgenza dal presidente del comitato sulle minacce ai giornalisti della Commissione Antimafia Nazionale, appunto Walter Verini, insieme alla Federazione Nazionale della Stampa, per come dire, fare un po' il punto sulle ultime inquietanti minacce. Mi è stato chiesto quanti processi avessi, cioè 48, in cui sono parte offesa, molti dei quali per minacce. Mi è stata data la solidarietà, soprattutto mi è stato detto che dobbiamo fare squadra, ed è l'invito che faccio ancora oggi: facciamo squadra, perché purtroppo per chi fa il giornalista può capitare. Condivido benissimo, ti ringrazio. Ovviamente Paolo Borometri, vice direttore dell'AGI, giornalista e collega, grazie mille per essere stato in collegamento. Grazie. Con noi. Grazie a te e della vostra sensibilità. Far ripartire le attività commerciali nei comuni con il più basso numero di contagi è la proposta di diversi sindaci iblei, adesso anche pienamente accolta da Confcommercio Ragusa, che proprio ieri si è incontrata con il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Sebastiano Gurrieri. Un confronto diretto tra il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Sebastiano Gurrieri, e il presidente provinciale di Confcommercio, Gianluca Manenti. Al centro dell'attenzione la missiva che lo stesso Gurrieri, di concerto con i sindaci di Pozzallo, Roberto Amatuna e Scicli, Enzo Giannone, ha inviato al governatore Musumeci per richiedere la riapertura di quelle attività, tra cui bar e servizi di ristorazione, che più di altri stanno soffrendo il peso delle misure restrittive. Ho condiviso con il sindaco Gurrieri e con il sindaco Amatuna e poi anche con quello di Scicli, Giannone, sottolinea Manenti, questa linea d'azione, e ho spiegato che nella qualità di presidente vicario Confcommercio Sicilia mi farò portavoce delle loro istanze nei tavoli regionali a cui parteciperò. D'altro canto, si tratta di una richiesta, continua Manenti, condivisibile ancor di più perché i tre sindaci, tra l'altro, hanno garantito il massimo impegno nello svolgere i controlli della corretta applicazione delle norme di distanziamento, e non solo, disposte a livello governativo con i mezzi a loro disposizione. Come associazione di categoria apprezziamo la sensibilità manifestata in proposito dai primi cittadini in questione, che tra l'altro valorizza le misure che i governi nazionale e regionale hanno disposto per contenere il contagio da Covid-19, e però allo stesso tempo si esprimono in maniera netta e chiara sulla necessità di far riaprire le attività lavorative, che è quello che chiediamo ormai da settimane, perché molte categorie sono allo stremo. Ho rassicurato di persona il sindaco Gurrieri, continuo ancora a Manenti, che mi adopererò per portare avanti le loro istanze, e che questo è un momento cruciale per garantire, dopo le ennesime misure restrittive predisposte, la possibilità di far riaprire quante più attività è possibile, così da garantire il rilancio delle stesse. Il primo cittadino di Chiaramonte inoltre ha spiegato che si è lavorato assieme ad altri sindaci per arrivare a una collaborazione che, tramite una specifica organizzazione, consentirà di affrontare le problematiche più impellenti legate a questa fase, quale quella di garantire la riapertura delle attività senza alcun tipo di problema per quanto riguarda il contenimento dei contagi, aumentando i controlli su ogni fronte. Al via i lavori per il nuovo ascensore inclinato che collegherà Ibla al centro storico superiore di Ragusa, un importante strumento anche per potenziare la metropolitana di superficie. Da un lato i lavori propedeutici per la realizzazione dell'ascensore inclinato che collegherà Ibla con il centro storico superiore, dall'altro l'avvio dei lavori per la sistemazione della vasca e della balaustra del giardino ibleo. Sono stati gli ultimi interventi annunciati dagli assessori ai lavori pubblici Gianni Giuffrida e al verde Giovanni Iacono. Nel primo caso l'azione prevista si collega alla creazione futura della stazione riguardante la metropolitana di superficie. Martedì scorso
sono iniziati infatti i carotaggi di verifica di 75 metri che si concluderanno la prossima settimana e consentiranno di avere un prospetto esaustivo della qualità della roccia compresa tra la zona Carmine e la zona San Paolo, che permetterà di individuare le migliori modalità di scavo per la realizzazione dell'ascensore inclinato. Insieme a un secondo ascensore verticale, dichiara l'assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida, l'opera creerà un'alternativa sostenibile di grande suggestione alle scalinate che collegano i nostri due centri storici, un mezzo accessibile a tutti e quindi in grado di facilitare ulteriormente l'interscambio di cittadini e turisti tra due zone cruciali per lo sviluppo della città. L'intervento, finanziato con i fondi statali del bando Periferie, proprio grazie al carotaggio effettuato ieri, vedrà ora la stesura del progetto definitivo per arrivare ad appaltare i lavori entro l'anno. Il sistema sarà inoltre successivamente interconnesso alla stazione Carmine, che Rete Ferroviaria Italiana realizzerà nelle latomie della vallata di Santa Domenica nell'ambito della metropolitana di superficie. Troppi lavori in città ed ancora condizione stradale peggiorata sia a Ragusa ma anche a Vittoria. A lamentarsi sono i due esponenti di Ragusa in Movimento e Idea Liberale, che sollecitano verifiche sul regolare ripristino dell'asfalto da parte delle ditte che hanno già eseguito gli interventi. Sentite. Due comuni, due partiti diversi ma un unico discorso, condizione stradale pietosa. Un caso che vede protagonisti Idea Liberale, Vittoria e Ragusa in Movimento. A chiedere alla commissione straordinaria di verificare il ripristino dell'asfalto se sia stato eseguita regola d'arte è Giuseppe Scuderi, presidente di Idea Liberale, che dopo aver visto la condizione della città di Vittoria disseminata di cartelli ha come l'impressione che si voglia mettere le mani avanti rispetto a eventuali richieste di risarcimento danni che potrebbero essere inoltrate nel caso in cui si verificassero danneggiamenti alle auto o alle moto o ancora peggio alle persone. Ha dunque chiesto perché l'asfalto disconnesso causato dal passaggio della fibra non sia stato ripristinato. Le buche, dopo le piogge, riaffiorano. Vorremmo dunque capire, continua Scuderi, perché non si è controllato se l'intervento di ripristino dell'asfalto sia stato eseguito a regola d'arte. Secondo noi si deve intervenire presso la ditta che ha eseguito gli interventi e pretendere che le buche esistenti siano risistemate. Dall'altro canto arriva la lamentela di Ragusa in Movimento, che reclama i troppi lavori in città. Il caso di Fiera Mosca, ad esempio, una strada ripavimentata da poco è già rotta in due punti. A renderlo noto il presidente dell'associazione Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, facendo riferimento ai lavori tuttora in corso nei due tratti di via Ettore Fiera Mosca e nel prolungamento della stessa arteria stradale all'altezza di Cisternazzi. Non ci sarebbe nulla di male, aggiunge Chiavola, se non fosse per il fatto che il primo tratto di strada è stato ripavimentato nell'agosto scorso, mentre per l'altro siamo a record, appena qualche settimana. Che senso ha tutto questo? O davvero si pensa che i soldi dei cittadini possono essere utilizzati come si vuole e tanto nessuno si lamenta? Spero che l'amministrazione comunale non solo ci faccia comprendere il senso di tutto questo, ma si dia una mossa per controbilanciare la percezione di degrado diffuso a causa della precarietà della rete stradale comunale che sta caratterizzando la nostra città. Inutile aggiungere che non è questa la Ragusa che vogliamo. E ora lo sport con la Volley e l'Avi Modica pronta per affrontare fuori casa la Normanna. Per i modicani è tempo quindi di riscatto dopo una serie di sconfitte concluse con la buona prova invece contro Galatina. Sentite. Pronti a scendere in campo per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A3 Credem Banca. L'Avimec Volley Modica sarà impegnata al Pala Iagazzi di Aversa contro la Normanna Aversa Academy. L'andata si chiuse con il risultato di 3-1 a favore della squadra modicana in un momento dove la squadra di Bua veniva da un buon inizio di stagione. Adesso è tempo di riscatto dopo una serie di sconfitte consecutive concluse con la buona prova contro Galatina. Da questa prestazione bisogna ripartire per fare bene e tornare alla vittoria. Di questo stesso parere è Javier Martinez, elemento di spicco della formazione siciliana. Contro Efficenza Energia Galatina abbiamo fatto vedere cose buone, dobbiamo essere concentrati e convinti che la prossima sarà una sfida importantissima. Si affrontano due formazioni che sono in un buono stato di forma e quindi sono certo che vedremo una grande partita. Spesso i biancazzurri hanno mostrato di dare una spinta in più lontano dalle mura del Palarizza, secondo il numero 4 modicano è un puro caso. Sinceramente non ci facciamo nemmeno caso, non si ragiona mai su dove stiamo giocando. Il campo
campo ha sempre le stesse dimensioni, così come la rete, e se ci mettiamo che non c'è nemmeno il pubblico, diventa veramente tutto ininfluente. La trasferta non ha lo stesso peso degli anni passati con l'assenza di pubblico, ma ha sempre un ruolo fondamentale. A volte affrontare una trasferta è davvero stancante, specie quando ci sono tante ore da trascorrere in autobus. Allo stesso tempo, questi momenti trascorsi insieme restano indimenticabili, con la possibilità di legare con tutti i compagni e condividere ricordi. Infine, sulla classifica e sull'importanza della gara in vista dei punti che sono stati persi in queste giornate, dichiara: personalmente non guardo mai la classifica e spero non lo facciano nemmeno i miei compagni, perché ti porta solo un condizionamento sulla gara da affrontare. Cerchiamo di isolarci il più possibile e pensare solo a vincere gara dopo gara. Ne sono pienamente convinto, anche secondo i consigli che mi sono stati dati da grandi campioni. Bene, il telegiornale termina qui. A tutti voi grazie e buon proseguimento di giornata.